Sei pronto? Sto pronto, tu sei pronto? Adesso si scopre il video, eccolo. Qua. Siamo arrivati. Lui se ne va? Va a lui? Sì. Ed eccoci qua, arrivati finalmente al parcheggio, il passo di Serra Sant'Antonio, si chiama così, sì. Vero? Siamo pronti a provare questo biglio in invernale. Sono qui col mio amico Lorenzo, e lui c'è già stato in estate, mi ha detto è una figata, ci dobbiamo andare, panorama bellissimo. E gli ho detto vabbè, d'inverno sarà ancora più bello. Proviamo, vediamo un po' come sono le condizioni. Si tratta di una salita di alpinismo classico, difficoltà molto basse, tranne un breve pezzettino, cioè il superamento del gendarme, che è questo panettone di roccia che precede la vetta del biglio di appena 500 metri, in cui c'è un canalino di difficoltà PD, quindi poco difficile da superare. A dopo. A dopo. Bellissimo, siamo a febbraio, ma già la natura comincia a sentire la primavera in arrivo. I picchi muratori, diverse specie di cince stanno già cantando, sembra una sinfonia. La salita vera e propria ed è molto molto bello, c'è un panorama quasi a 360 gradi sull'Appennino e niente, quando saremo su sarà sicuramente a 360 gradi. Poi c'è la sfida, Equilibrium versus Ribelle, chi vincerà? Stiamo per arrivare in uno dei punti più difficili della camminata, il famoso gendarme. Abbiamo una bella cornice, si vede bene, giù ci sta la larga. Mamma mia, che giornata! Ecco il famoso gendarme. E quello lì è il canalino. Ora vediamo in che condizioni sta e l'uscita è lì. E poi procediamo. Ok, vado. Vai. Gendarme in cima, inizio il biglio. Ora sta salendo Lorenzo, per fortuna la neve non era male, anche se era veramente tanta e a tratti non troppo portante. Però sono arrivato in vetta, un bel canalino, penso che oggi fosse intorno ai 50 gradi. Sta allenando?
Dai, siamo in bellissimo. Vetta, bellissima, un po' impegnativa devo dire, tante cornici qui sopra, in alcuni punti ghiaccio vetrato, neve non portante, tanta neve ventata, quindi stata impegnativa. Meraviglia, ragazzi, si vede tutto da qui. Vi faccio uno skyline, partendo da Monti Lepini, Colli Albani, Monti Prenestini, si vede Bonagnolo, i rilievi del Monte Catillo. A seguire, dietro queste montagne innevate, i Lucretili, questi sono tutti i Simbruini, lì si vede la cresta del Monte Tarino, dietro queste montagne in primo piano, qui in primo piano il Velino, dietro si vede il Corno Grande, lì dietro tutti i rilievi della catena del Gran Sasso, sopra questa sella, Monte Camicia, Prena, eccetera, Monte Sirente, qui davanti abbiamo il Parco Nazionale d'Abruzzo. In secondo piano il Monte Amaro, la Maiella sotto quella nuvola, e lì i Monti Ernici col Pizzo d'Eta. Non so se mi è mai successo di arrivare su una montagna in invernale a più di 2000 metri e non trovare un filo di vento. Cioè, noi stiamo parlando tranquillamente con Lorenzo? Sì, sì, incredibile, sembra di stare al Pradone della Sapienza. Sembra di stare al Pradone dell'Università, veramente... Senza un filo di vento, e anzi fa anche un po' troppo caldo, infatti siamo arrivati in vetta da forse un quarto d'ora, abbiamo mangiato un boccone al volo e ora riscendiamo abbastanza velocemente. Anche se comunque oggi le condizioni, o meglio il bollettino valanghe dava un rischio 2, quindi un rischio moderato, però alla fine chiaramente le condizioni a scala puntuale e puntiforme sono diverse, vanno analizzate con i propri occhi. Oggi abbiamo trovato tante condizioni diverse e su tanti terreni diversi. Pendii acclivi, pendii dolci, a tratti con ghiaccio vetrato, creste più o meno di misto, alcune completamente coperte da neve, altre invece con misto di roccia, e canali, quindi insomma il terreno è molto vario e anche le condizioni della neve lo erano altrettanto. La neve è tantissima e quindi niente, noi riscendiamo abbastanza in fretta. A dopo! Nonostante sia bellissimo, questo sarebbe da mettere l'ombrellone a sdraio là. Ah sì, beh, mamma mia! Ale, zi. Ale. Mamma mia. Figo, non te lo regalavo, Non te lo regalavi niente, questo non era gratis. Questo cazzo scende piano. Arco. E mo ho capito perché. Ed eccoci qua, stiamo tornando alla macchina, l'ultima crestina, con le luci che si scaldano al tramonto e si vede anche il mare adesso. Non so se riuscite a vederlo. Laggiù c'è il mare. Che dire, è stata una giornata meravigliosa. A te che cosa è piaciuto di più? Il canalone, il canaletto anzi. Eh sì, il canalino, dai. È stato più una cosa più interessante. Però, il paesaggio. A me è piaciuta tantissimo la sensazione di solitudine e di grandezza, maestosità che ti dà questa montagna. Oggi non abbiamo incontrato nessuno e come dicevamo prima gli ambienti sono sempre diversi, il panorama è veramente a 360 gradi ed è una montagna imponente con terreni diversi da affrontare. Ci siamo sentiti un po' in piccolo degli esploratori oggi, no? E chiaramente per noi che siamo pivelli dell'alpinismo invernale e ci dilettiamo con queste uscite d'alpinismo classico, è stata una grande soddisfazione. Vi lasciamo con qualche ultima clip alle luci del tramonto e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti, se vi fa piacere iscrivetevi al canale, mettete un like, lasciate un commento, insomma, le solite cose da YouTube. Ciao! Piaciuto? Carino, sì. Carino. Tarino.